Vediamo nel dettaglio perché l'espansione artificiale del credito nel lungo periodo produce decrescita. Riprendiamo l'isoletta greca e immaginiamo che l'organizzazione criminale, cioè lo Stato e le autorità monetarie, il sistema bancario, voglia creare artificialmente una crescita superiore a quella compatibile con le alte preferenze temporali degli abitanti. L'organizzazione criminale così comincia a creare denaro dal nulla attraverso l'espansione artificiale del credito, che produce quindi una diminuzione del tasso di interesse. Un minore tasso di interesse segnalerà maggiori risorse disponibili per gli investimenti, quindi maggiori risparmi. Ma in realtà questo vedremo che è un falso segnale, perché i risparmi non sono veramente aumentati, è soltanto un'illusione. Comunque il minore tasso di interesse incoraggerà investimenti di lungo periodo in settori lontani dal consumo. Anche i prezzi di borsa cominciano ad aumentare. Però, a differenza di prima, le risorse disponibili per gli investimenti, cioè i risparmi, non sono aumentate. E i consumi non sono diminuiti, anzi, i risparmi tenderanno a diminuire perché un minore tasso di interesse diminuirà il compenso del risparmio. Quindi, anziché risparmiare di più, gli abitanti saranno incentivati dai bassi tassi di interesse a consumare di più. Tuttavia, malgrado i minori risparmi reali, gli investimenti vengono realizzati nei settori più lontani dal consumo e lì faranno alzare i salari. A differenza di prima, infatti, ricordiamo che prima, quando l'espansione delle risorse, quindi del credito, erano spontanee, naturali, per via dei maggiori risparmi, i salari non si alzavano nei settori lontani dal consumo. Invece adesso sì, perché la maggiore domanda di lavoro nei settori lontani dal consumo non sarà contrappesata da una maggiore offerta di lavoro derivante dalla minore domanda di lavoro nei settori vicini al consumo. Se ricordiamo prima, c'era un commesso che vendeva ombrelloni in un negozio vicino al consumo che aveva perso il lavoro e quindi offriva il suo lavoro nei settori produttivi lontani dal consumo. Invece adesso, siccome il consumo non è diminuito, ma anzi addirittura è aumentato, quel commesso non ha perso il lavoro, il negozio di ombrelloni è ancora aperto e perciò la domanda di lavoro nei settori lontani dal consumo fa alzare i salari perché ci sono pochi lavoratori disponibili che hanno perso, diciamo, il lavoro nei settori vicini al consumo che sono disposti ad andare nei settori lontani dal consumo. Questo aumento dei salari farà aumentare ancora di più i consumi e quindi aumentando la domanda di beni di consumo aumenteranno anche gli investimenti nei settori vicini al consumo, quindi aumentano gli investimenti sia nei settori vicini che nei settori lontani dal consumo. Quindi da un lato si ha un aumento degli investimenti nei settori più lontani dal consumo, da un altro si ha un aumento, ancora un aumento degli investimenti nei settori più vicini al consumo. Si ha inoltre una diminuzione delle risorse disponibili per gli investimenti, cioè dei risparmi, cioè una diminuzione dei risparmi reali, perché infatti è stata l'espansione artificiale del credito che ha creato, o in modo artificiale appunto, la differenza tra i risparmi reali e gli investimenti. La situazione quindi è chiaramente insostenibile. I differenti aspetti del processo di mercato messi in moto dall'espansione artificiale del credito non sono compatibili tra loro, lavorano in direzione opposta. Le forze di mercato che riflettono le preferenze dei percettori di reddito da lavoro, preferenze orientate al consumo, quindi al consumo presente immediato, spingono nella direzione di maggiori consumi. Viceversa, le forze di mercato prodotte dall'effetto del credito artificialmente a buon mercato, quindi un credito reso favorevole artificiale a basso costo, spingono nella direzione di maggiori investimenti. Perciò la fase iniziale del processo di mercato scatenato dall'espansione artificiale del credito è determinata dal comportamento contrastante dei consumatori e degli investitori e comporta la sovrapproduzione di entrambe le categorie di beni, cioè i beni di consumo e i fattori di produzione. Inoltre, aumentando la domanda dei beni di consumo, aumentano anche i prezzi dei beni di consumo e diminuisce il potere d'acquisto dei salari. Quindi i salari perdono potere d'acquisto, i salari reali diminuiscono malgrado i salari nominali aumentino. Queste sono tutte le caratteristiche del boom, cioè la fase di bolla, che è caratterizzata da investimenti economicamente non sostenibili e da un eccesso di consumo.